Come fare soldi legalmente da minorenne? Oltre a prendere una semplice paghetta, esistono altri modi per fare soldi da adolescente? In questo video andrò a parlarti proprio di questo. Ti darò ben 7 metodi, metodi digitali e metodi non digitali. Quindi guarda il video fino alla fine, mi raccomando. Come primo metodo abbiamo la vendita all'ingrosso su Vinted. Infatti l'idea è quella di acquistare dei lotti di vestiti da 25, 50, 100 kg e rivenderli su Vinted. Puoi acquistarli su revintagekilo.com. Potete ad esempio acquistare un lotto da 25 kg, che al suo interno può contenere tra i 50 e i 70 articoli, e possono essere magliette, jeans, felpe, pantaloncini, pantaloni, e possono essere anche di marca come Tommy Hilfiger, Levi's, Adidas, Nike, Ralph Lauren e altre marche. E mediamente potete rivenderli a circa 20-25 euro l'uno. Quindi su 50 pezzi venduti avrete tra i 1000 e i 1500 euro di guadagno. Andando poi ad acquistare box più grandi, si andranno ad alzare sia il prezzo che il guadagno. Quindi il mio consiglio personale è quello di partire dai 25 kg e poi, vedendo che la cosa funziona, di scalare. Come secondo metodo abbiamo un metodo non digitale, però che comunque può dare la mano a chi è proprio all'inizio, ovvero quello di lavare il vetro delle macchine dei vicini. Può sembrare una stupidaggine, ma questo modello di business è uno tra i più veloci per partire da zero, senza competenze, ed iniziare ad alzare un po' di soldi da minorenne. Vi basta letteralmente prendere un prodotto di pulizia per i vetri, un panno per pulire ed un panno per asciugare. Iniziare poi a girare tutto il vicinato chiedendo ai vicini di lavare le proprie macchine e avete finito. Questo è il modo più veloce, ma anche quello per poter fare i primi soldi che poi potrete investire in altri business, come quello di cui vi ho parlato prima, che comunque come budget iniziale diciamo che siamo sul centinaio d'euro. Come terzo metodo abbiamo il social media managing. Esistono delle persone che lavorano nel mondo dell'online che hanno bisogno di qualcuno che gli gestisca il profilo. Sia chiaro, non dovete essere specialisti in ads oppure avere competenze particolari. Dovete andare a fare delle semplici operazioni, che solitamente sono queste qui che adesso vi dico. Innanzitutto dovete saper pubblicare delle storie sul profilo Instagram della persona a cui state gestendo il profilo. Poi dovete saper pubblicare post, dovete poter rispondere ai direct, quindi ai messaggi che vengono inviati a questa persona, ed anche prenotare e gestire eventuali appuntamenti. Infine, come extra, potrebbe anche esservi chiesto di creare da zero post e storie personalizzate in base alle esigenze della persona a cui state gestendo il profilo. In questo caso può venirvi in aiuto Canva, che vi dà già dei preset sia per storie che per post, e quindi vi semplificano il lavoro, e andando a sostituire le grafiche già esistenti avrete il vostro prodotto finito. Per questo lavoro potrete proporvi ad imprenditori, venditori di corsi, venditori di ebook, e potenzialmente potete proporvi a chiunque venda o faccia qualcosa di attivo sui social. Come quarto metodo abbiamo 3D house tour. Potete acquistare una camera 3D su Amazon, che costa sui 200-300 euro, e proporvi alle agenzie immobiliari per fare dei room tour in 3D degli appartamenti. Visto che si sta andando sempre più verso l'era della digitalizzazione, le agenzie immobiliari stanno dando la possibilità ai loro acquirenti di guardare a distanza l'interno di alcuni appartamenti, quindi in modalità 3D. In questo caso sarete voi a creare questi home tour 3D, che poi fornirete direttamente all'agenzia immobiliare. Se vendete ogni servizio di house tour a 300 euro e ne vendete anche solo uno al giorno, per 30 giorni sono 9.000 euro al mese. Come quinto metodo abbiamo il drone service photo. Per questo metodo avete bisogno di un drone, e se non lo avete lo potete trovare su Amazon, che stanno sui 200-300 euro, comunque di buona qualità. A questo punto vi dovete recare su tutti i posti più turistici della vostra città. Adesso vi basterà proporre ad ogni turista di fargli una foto o un video con il vostro drone. A voi non costa assolutamente nulla, ma potete farvi pagare dai 5 ai 10 euro in base alle foto e video che vi chiede questa persona. In posti turistici dove passano migliaia di persone al giorno non sarà di certo un problema trovare 20 persone per delle foto. A 10 euro a persona sono 200 euro al giorno, che per 30 giorni sono 6.000 euro al mese. Come sesto punto abbiamo la creazione di siti web. So già che qualcuno starà pensando: sì, ma io non so creare siti web. Non c'è problema, non devi farlo tu. Innanzitutto vai su Google Maps e cerca tutti i ristoranti e le attività che si trovano in una determinata zona. A questo punto controlla anche se hanno un sito web. Se non hanno un sito web, contattali proponendogli la creazione di un sito web più la gestione dei loro social. Quando loro accetteranno, vai su Fiverr o Upwork e
contatta chi crea siti web, chiaramente tenendoti del margine. Quindi se ad esempio all'azienda X proponi 800 euro per la creazione di un sito web e su Fiverr trovi un ragazzo che crea siti web a 400 euro, tu avrai un guadagno netto di 400 euro senza aver fatto assolutamente nulla. In più, per la gestione social puoi occupartene direttamente tu, altrimenti anche in questo caso puoi contattare un altro ragazzo su Fiverr che se ne occuperà. In questo caso il tuo compito sarà solamente quello di amministrare, quindi gestire chi crea il sito e chi gestisce la parte social di questa azienda. E questo potrai farlo semplicemente tramite dei messaggi, perché riporterai tutto quello che l'azienda chiede a te a loro. Come settimo ed ultimo metodo per fare soldi da minorenne c'è la vendita di rasoi su Amazon. Innanzitutto compra 100-200 rasoi su AliExpress o Alibaba o Temu, vedi tu quale fornitore cinese utilizzare. Solitamente stanno sui 90 centesimi. A questo punto, appena ti arrivano a casa, inizia a venderli su Amazon a 10 euro. Questo funziona perché spesso le persone non si fidano ad acquistare su siti come AliExpress, Temu, Alibaba, Wish, tutta quest'altra tipologia di siti. Quindi tu sfrutta questo ed utilizza la credibilità e l'affidabilità di Amazon per rivendere i tuoi prodotti lì. Questi sono solamente alcuni dei business che possono essere fatti da minorenne e in futuro farò altri video al riguardo. Commentate questo video scrivendomi quali sono le idee di business che avete magari avuto voi, così possiamo avere una bella conversazione costruttiva qui nei commenti. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video, vi chiedo di iscrivervi e di lasciare like e condividete il video con qualche tuo amico che può essere interessato a guadagnare anche da minorenne. E ragazzi, che dire, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.